Senatrice Garavaglia, i radicali sono un patrimonio da salvare, lo dice il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti, che sicuramente, ed è noto a tutti, ha una formazione, quella che lui definisce un'educazione radicale. Sì. Lei che ha una formazione e un'educazione altra, sì. Però è legata ai radicali. Sì, molto, al punto che le partenze diverse qualche volta hanno visto arrivi concomitanti, la legge sulla cooperazione internazionale, molti diritti civili. Certo, non ero d'accordo con loro sulla liberalizzazione delle droghe e sull'aborto, tant'è che siccome ci fu già un'altra crisi dei radicali e venne invitata da Marco Pannella a prendere la tessera, costava 300.000 lire e io ho pagato 150.000 autoriduzione perché non ero d'accordo su due temi. Quindi so che partiti che non sono di opinione stretta, occorre capire qual è la battaglia dei radicali, che è una battaglia liberale per le libertà, non tutte appunto condivisibili, perché c'era da liberarsi da qualcosa, ma c'erano anche libertà da salvaguardare. Quindi io ritengo che sia un partito che serve al dibattito del nostro paese, serve a tal punto che non è mai stato, anche quando era l'opposizione dura, si imbavagliavano, facevano i sit-in, usavano droghe in maniera esplicita per contestare il perbenismo, anche quando era quella opposizione non scadevano alla volgarità, alla suscitare una specie di rancore nell'opinione pubblica verso le istituzioni, talché ogni volta che un radicale è arrivato alle istituzioni, fosse la Bonino in Italia o in Europa, fosse ora Roberto Giachetti alla vicepresidenza della Camera, sono stati istituzionali, perché il liberale vero è colui che crede che l'istituzione è al servizio dei cittadini. Posso chiedere di modificarla, posso combattere per modificarla, ma non distruggerla, quindi ecco perché servono i radicali. Il problema del Partito Radicale in questo momento è un problema di crisi, certo. Sì, tant'è che sono state mandate anche lettere di licenziamento ai dipendenti del partito. Purtroppo sì. E quindi Roberto Giachetti dice che qui non è questione di fare beneficenza, ma è questione di appropriarsi di qualche cosa che riguarda il proprio patrimonio, quello che lei diceva che di aver il patrimonio, già fatto. Che è il patrimonio della democrazia. Guardi che questo argomento dovrà essere dilatato e spero ci riescano, perché se si mette anche Marco Pannella si dilaterà certamente. È il sistema della libertà democratica. C'è stato un populismo che non ha ancora finito di fare danni, che ha confuso le squallide ruberie dei politici che facevano lavori per se stesso dal costo della democrazia, invece che il costo delle campagne elettorali, il costo del mantenimento di un partito. Quindi si è fatto di ogni erba un fascio, c'è chi è stato interessato a fare ciò, i partiti hanno rincorso i populisti, tanto più li rincorri più loro portano più avanti l'ostacolo, per cui abbiamo cancellato immediatamente il finanziamento pubblico. E ritengo che sia stato un danno. Certo che se i cittadini non amano più le istituzioni, perché i politici sono riusciti ad allontanarli, non votano e non ritengono che non votando si fanno del male, se ritengono che tutti i politici sono disonesti, incominciano a pensare che loro, anche tutti gli italiani, siano disonesti, se continuiamo con questo tipo di divulgazione che non è educazione, non è pedagogia alla democrazia, certo non solo i radicali, anche gli altri partiti faranno fatica. Il 27 di luglio al Senato ci sarà una seconda conferenza internazionale organizzata appunto dal Partito Radicale, da Non c'è pace senza giustizia e da nessuno tocchi Caino, che riguarderà l'universalità dei diritti umani, la transizione verso lo Stato di diritto e un nuovo diritto umano, il sì. Diritto alla conoscenza. Sì. Lei, tra l'altro, vabbè, forse non c'è neanche bisogno di ricordarlo, è stata la presidenza della Croce Rossa, è stata ministro, molto impegnata. Perché viene dalla mia educazione, dalla mia cultura, per cui ogni altra persona vale come me e qualche volta vale certamente più di me per il contesto in cui la persona si è formata. Ritengo che sia un diritto davvero inviolabile, perché se uno non conosce, non sa scegliere. Chi è ignorante è mantenuto ignorante affinché rimanga obbediente. Il bambino che fa i compiti sotto il lampione è una immagine che mi ha molto commossa.
E se pensiamo a Malala, a tutte le ragazze che vengono tenute lontane dalla cultura, è perché devono obbedire, perché sono schiave. Quindi come queste bambine e donne non possono studiare, anche gli uomini e i bambini maschi, se vengono tenuti lontano dal sapere, significa che si vuole mantenere in uno stato di subordinazione, cioè in uno stato di non essere uomini. Quindi ecco perché è un diritto. Per essere persona, per essere uomo e donna, occorre sapere. Lei si riscriverebbe al Partito Radicale? Ma credo di essermi già di aver già fatto la testa, perché Emma Bonino me l'aveva chiesto un 3 o 4 mesi fa, non mi ricordo più, ma credo di aver fatto, perché avevo chiesto scusi, Liban, eccetera. Senta, senatrice, lei oggi è qui alla Camera perché c'è un seminario su una santa che le è molto cara. Sì, Santa Teresa d'Avila. È la prima donna dottore nella Chiesa, che è tutto dire, perché nella Chiesa le donne non hanno fatto fino a pochi anni fa una grande carriera, nonostante la donna più importante tra le creature fosse la Madonna. Con Giovanni Paolo II, che addirittura ha scritto una lettera a favore delle donne, un inno alla donna, alla Mulieris Dignitatem, una riqualificazione oggettiva dei rapporti fra i sessi, perché ogni volta che le donne hanno migliorato la propria posizione sociale e migliorata anche quella familiare, hanno guidato i fenomeni. Questa donna qui nel 1500, quando c'era l'Inquisizione, quando c'era Torquemada, che pure l'ha inquisita, è riuscita a fondare monasteri, è riuscita a superare le angosce tipiche delle scelte. Le donne sono costrette a scegliere la famiglia, il lavoro, i figli, il marito, e questa donna è stata anche lei turbata da angosce per scegliere. Quando ha scelto definitivamente l'altro, è diventata pacificata con se stessa, ma l'animo non è mai stato pacificato. Quindi è una donna coraggiosa che nel 1500 è stata interprete delle tante contraddizioni che attraversano anche le donne del nostro tempo. Io ricordo il periodo femminista, è evidente che io ero dall'altra parte, delle femministe laiche, laicissime, anche anticlericali, avevano bruciato l'immagine di Paolo VI in piazza del Duomo a Milano. E avevamo perfino dei slogan diversi, loro parlavano di liberazione sessuale, noi parlavamo di promozione. Però in fondo, ribadisco anche quello che ho detto prima per i radicali, partivamo da molto lontane, ma su alcuni diritti poi arrivavamo insieme. Ringraziamo la senatrice Maria Pia Garavaglia.